Gessa, qual è l'importanza di attivare un laboratorio di imprese GS? Il laboratorio di imprese GS è un percorso formativo notevole per i ragazzi, perché i ragazzi imparano attraverso questo percorso cose che la scuola propone ma non concretizza. Per esempio il portare ciò che loro imparano sui banchi di scuola nella realtà, molto spesso utilizzano argomenti che studiano in classe e li concretizzano. Poi importantissimo è il lavoro in team, loro riescono attraverso questo percorso a creare a creare dei gruppi organizzati e quindi lavorare insieme in gruppo. Altra cosa fondamentale è l'assunzione di responsabilità, perché ogni ragazzo ha un proprio ruolo, è responsabile del proprio ruolo e lo svolge e deve tener conto, dare conto di ciò che lui fa. E non ultimo è un po' l'idea di nella nostra campagna, dove la cultura imprenditoriale insomma è un po' bassa, portare tra i ragazzi l'idea che un'impresa può essere messa in atto, può diventare concretamente qualcosa che alla loro portata di mano è veramente importante per loro. Noi veniamo da Litis Galileo Ferraris. Oggi abbiamo ricevuto il premio per completezza dei contenuti e originalità del prodotto. Noi abbiamo realizzato il prodotto più 8 che puntava all'ecologia e al miglioramento dell'ecosistema. Ci siamo messi sotto perché sin dall'inizio abbiamo deciso di puntare su questo tema. Abbiamo speso i pomeriggi nel realizzarlo, ma ce l'abbiamo fatta, non ci aspettavamo che vincesse. Qual è stata l'importanza di partecipare a un programma formativo IGS? L'importanza è che lo spirito di squadra, io quello ho sempre voluto dall'inizio, c'è stato, tutti ci abbiamo creduto, anche adesso quando consegniamo i premi il nostro è stato il penultimo e tutti non ci credevano, poi quando abbiamo sentito che il più verde ha vinto la nostra azienda siamo rimasti tutti contenti. Quanto è stato utile secondo te questa esperienza per l'inserimento nel mondo del lavoro? A livello personale tantissimo, perché fa esperienza, anche nel lavoro della manodopera, perché abbiamo speso, ripeto, pomeriggi su questo prodotto. Siamo dell'Litis Galileo Ferraris di Scampia, la nostra società si chiama La Giovani del Futuro e siamo stati menzionati per l'inserimento di tematiche attuali in un'idea semplice. In particolare che cosa avete realizzato? Abbiamo realizzato un calendario dell'anno 2014 tematico dove ogni mese rappresentava una tematica, non ci danno, non vengono rispettati. Perché avete deciso di partecipare a questo laboratorio? Per due motivi principali. Uno, per far conoscere queste problematiche. IGS ci ha dato una grande possibilità. La seconda, per un'esperienza personale, perché ci permette di fare esperienze per poi inserirsi in un futuro in un mondo lavorativo e di creare una società. Siamo all'Istituto Alfonso Casanova, abbiamo realizzato un'azienda che si chiama 1600 SPA, ISO 1000 SPA, e abbiamo realizzato dei cortometraggi a livello culturale, tra cui appunto abbiamo visto la presentazione l'omosessualità, la violenza sulle donne e abbiamo anche fatto un video sulle metropolitane di Napoli, perché per far vedere un'altra medaglia di Napoli, quindi non solo una Napoli brutta e con stazioni brutte, ma anche le Napoli bella, funziona anche con le stazioni belle, perché Toledo appunto è stata definita la stazione più bella d'Europa.